stato ideatore e organizzatore a livello religioso, mentre noi di Cipratia abbiamo provveduto a questa mostra utilizzando i locali del comune, e poi ci sarà sicuramente il saluto della assessore Chiara Gambardella. Padre, stamattina finalmente a Maiori c'è un singhiozzo di cultura, che da volte sempre passano. Stavolta facciamo un singhiozzo un po' più alto. 24 ore. Per 24 ore, lo so. Purtroppo la corrente di Altramonti ci fossilizza il cervello. Allora, noi celebriamo qui un nostro compaesano che viene da lontano, quando Maiori era diversa come mentalità, come struttura sociale, dove c'erano grandi divisioni tra i nobili e le famiglie sociali normali. Per un uomo che ha espresso anche, vi parlo da parroco, la sua religiosità, l'ha espressa nell'arte, che l'arte attraversa proprio tutta la nostra religione. Lui è stato un grande, oltre che ideatore della scuola dei Costaioli, era un bravo copista, copiava le opere d'arte. Noi abbiamo in collegiata la Maddalena, che è una copia del Tiziano, l'originale sta a San Pietroburgo. La collegiata è stata, quando è stata ristrutturata come adesso, arricchita di quadri di Capone, Immacolata e altre immagini della Madonna, che lui ha riprodotto. Anticamente c'erano altri quadri, ma come potete leggere dalla storia, tutte le volte che c'era un restauro in collegiata, normalmente ogni 200 anni, le opere d'arte venivano spostate, ma non tutte ritornavano. C'era sempre un incendio. Anche quello miracoloso? Quello lì si è spostata la Madonna, da sola. Un incendio che sta a sottolineare che qualche opera veniva venduta per coprire le spese. Ecco perché mandano tante opere d'arte descritte nelle visite dei vescovi anticamente a Maiori. Lo ripeterò anche stasera in collegiata, questo Caetano Capone, cavaliere, e ha lasciato un segno anche nel settimo centenario della venuta della Madonna a Maiori nel 1900. Allora fu fatto un comitato in cui il presidente d'onore era il marchese Mezzacapo, presidente effettivo il sindaco, poi tantissimi rappresentanti di famiglie di Maiori, compresi anche dei preti, formavano il comitato. Poi c'era le sottocommissioni, ogni quartiere aveva degli incaricati referenti, così pure i villaggi. Poi c'era chi si interessava della musica, le bande, oppure la musica in chiesa. Allora venivano orchestre di mercatante da San Carlo di Napoli, maestri, chi si interessava di far venire cardinali e vescovi, chi si interessava dei fuochi, chi si interessava degli addobbi. Cavaliere Capone presiedeva questa commissione per l'addobbo artistico di Maiori. A quei tempi, oltre all'illuminazione con l'acetilene, c'era anche ai piedi della Scala Santa il famoso cappellone, che pochi di voi ricordano. Erano delle riproduzioni stupende, dove veniva appoggiata la Madonna prima di fare la corsa. C'era questo famoso cappellone, quindi Caetano Capone si interessava di questo. È un nostro concittadino, però tanti di noi lo conoscono come Gigapone. Dove abita? Via Gigapone. Perciò dico, siamo fieri di tanti nostri illustri antenati che
ci tante volte rischi di andare nel dimenticatoio. Anche nelle, a volte noi facciamo dei segni, tradizioni, le facciamo per tradizione, ma non li capiamo. Pochi giorni fa spiegavo, alcuni mesi fa, al maresciallo dei carabinieri, che un giovedì sera mi chiamò, mi telefonò, tu dico questa campana alle 9 di sera, il giovedì. Maresciallo, sono 300 anni che suona questa campana. E gli spiegai, è un segno che ha lasciato Sant'Alfonso. Quando venne a fare la missione a Maiori, oltre a lasciare dei canti, ha lasciato questa tradizione che il giovedì sera, alle 8 d'inverno, alle 9 d'estate, sulla campana a festa, in ricordo dell'ultima cena, l'istituzione dell'Eucaristia. Il giovedì. Un umano che a casa, questo me l'ha sempre detto mia nonna, il giovedì santo, che questa è la preghiera, cioè, che mettila per iscritto perché stiamo partendo. Le preghiere tradizionali dialettali, sì. Quello vengono da questi documenti, perciò parla la Papa, quasi interessi privati. Mia nonna da piccola me la faceva sempre dire il giovedì santo, come cominciavano le campane. Questa è la tradizione che ricordo, e la ricordo ancora perché è una perdiamo queste preghiere tradizionali dialettali che sono dense di dottrina. Io prima che morisse il papà di Enzo Rumolo mi fece fare un paio di queste preghiere, ce le ho conservate, ma se conosciamo altre raccogliamole, perché sono i segni della fede antica di cui deriva oggi la nostra piccola fede. Allora c'era una grande fede. Stiamo vivendo questo tempo, non facciamo morire queste belle tradizioni, valori che ci vengono dal passato, ma che sono sempre validi. Mi fermo qua. Allora, adesso Chiara Gambardella farà sentire la sua voce. Non vi tedio, ovviamente, perché fa molto caldo. Comunque, porto i saluti del sindaco Antonio Capone, di tutta l'amministrazione, c'è qui con me Milo, che insieme stiamo cercando veramente di dare una mano ad essere vicini a queste iniziative, che ben vengano. Devo ringraziare insomma Amato, Don Nicola, Don Danilo e tutti coloro che hanno contribuito veramente a farci ritornare indietro nel tempo. Gaetano Capone è un nostro illustre concittadino, ma è anche una persona che ha dato tanto a questa città, e le sue opere non sono altro che il ritratto della nostra costa. Questo dovrebbe essere per noi un onore e un vanto per chi ci abita, ma noi siamo abituati a disprezzare e non ad apprezzare. Io vorrei lanciare un monito a tutti noi maioresi e agli ospiti che ormai sono più maioresi di noi, perché in mezzo a noi ci sono tante persone che, pur non essendo di Maiori, l'amano più di noi. Questo è un monito, è un invito che voglio fare ai maioresi. Impariamo ad amarci e a rispettarci di più, perché Gaetano Capone a 100 anni dalla sua morte lo ha fatto, e sono onorata e lieta di avere concittadini come questo che, nonostante tutto, perché pure all'epoca le critiche, le avversità sono nella storia e ci devono essere, ma dalle critiche noi dobbiamo imparare a fare tesoro. Queste opere dedicate ai nostri santi, alla nostra religione, sono un esempio. Quel Cristo in croce rappresentano veramente un'identità e una storia che ci dice tanto. E solo chi si ispira al messaggio di Cristo, al messaggio evangelico, è veramente deputato a fare della città, del paese e di ognuno di noi un essere che deve aiutare il prossimo. Forse il monito di queste opere, oltre alla loro bellezza, è anche quello di trasmettere ai posteri che la cultura, la pittura e qualsiasi forma di arte ci deve invitare a farci sentire uniti, a farci sentire legati ad un territorio e ad una tradizione. È questo il monito che da questa giornata vuole partire, e l'allestimento qui nel centro anziani e non su a Palazzo Mezzacapo vuol significare questo. Si deve partire dal basso, perché è dal basso che si costruisce il mondo.
Noi siamo abituati a vederlo al contrario, noi ci genuflettiamo alle autorità, ma io penso che le autorità hanno il loro peso e devono ascoltare quello che dal basso ci viene detto e ci viene suggerito. È solo allora che si diventa grandi. Prendiamo spunto da queste iniziative e da queste attività per far sì che veramente la nostra Maiori, da Cenerentola, della Costa d'Amalfi, sta diventando un punto di riferimento. E questo è un orgoglio, e lo si deve grazie anche all'amministrazione, che non va soltanto denigrata, perché oggi comandare e amministrare una cittadina come questa può sembrare una stupidaggine, ma vi assicuro che non lo è. Le esigenze sono tante, le aspettative sono tante, ma la gente deve imparare a collaborare, perché solo con la collaborazione si può veramente risalire la china e si deve lavorare tutti insieme. Non è che si addita soltanto e poi si aspetta che un altro lo faccia. Impariamo questo, perché la lezione che Gaetano Capone ci vuol dare a distanza di 100 anni, oltre alla bellezza delle sue opere, è proprio questo: nello stare vicino alle persone, nel far godere tutte le persone della bellezza dell'arte. Questi quadri ce la dicono tutta, l'immagine delle Madonne che sono in collegiata, l'immagine di queste realistiche della bellezza della nostra costiera. Io penso che è un patrimonio che non possiamo e non dobbiamo dimenticare. Quindi plaudo all'iniziativa, grazie a Enzo, grazie a tutti voi che avete collaborato a questa mirabile esposizione, e sono sicura che stasera tanti altri spunti e riflessioni potranno veramente metterci davanti ad un modo diverso di concepire la città, di concepire il nostro paese, di concepire la cultura. Questo ne è un esempio meraviglioso. Grazie a tutti e buona giornata.